Ciao a tutti, oggi è il 22 ottobre 2022 e mi trovo qui nell'azienda nostra MGM Edilizia con questo camion nuovo di pacca, c'ha solo un anno di vita, le gomme nuove di zecca. Guarda che roba, lo bello! Vai, venite a vedere anche i tre escavatori e il Caterpillar. La 30G. Guarda che roba lì, oh. Le gomme, ha lavorato tantissimo, eh. Il primo escavatore, guarda, la pala è grossa quanto la larghezza del camion. Ha faticato tanto, eh. Ha neffato tutto quella conduttura forzata là, artificiale, che non so se ci verrà lì, ci farà una strada, ancora manco lo so. Però guarda un po', questo qui è Zaxis 300 LCN. Guarda che roba. Questa pure è una pala da scavo per fare le condutture. Quello là è un altro escavatore. Questo pure è uno scavatore più vecchio, però questo qui è il più vecchio. Volvo, vedi? Non è tanto vecchio, però questi qua più nuovi. Guarda che roba, c'è pure il terrazzo lassù sopra per vedere l'operatore come lavora. Da lassù si vede tutto, guarda che pezzo de palò. Porca miseria. Guarda, e dopo qua c'è l'Excalibur, stavo a dire. La spada sulla roccia. Invece questo qui è un Caterpillar che spiana. Guarda un po' che pezza de pala. Bella, mamma mia. Che Caterpillar, pare che c'ha gli occhi, guarda che roba. E qua è tutta la lavorazione che ha fatto questi mezzi. E poi manca un altro catte camion d'escavatore de cava, un altro camion con un altro Volvo, quindi in altri due cami. E manca l'appello. Guarda un po' che lavorazione qui. Qui o ci scappa una conduttura forzata unica qua giù, oppure una strada. Molto probabilmente questa sarà una strada che collega dall'altra parte. Guarda un po', così si evita lo stop per andare a Castelfidardo. Guarda che pezzo di conduttura forzata, oh. Porca miseria, che lavorazione, eh. Un lavoro titanico questo qui per costruire la strada. A posto. Finalmente avete visto i scavi veri e propri e concreti e reali. MGM Edilizia.